Ciao ragazzi, in questo video vi faccio vedere come realizzare il polpettone con le patate e i fagiolini, simile a quello genovese. Per prima cosa vado a pulire i fagiolini togliendo semplicemente il picciolo iniziale. Poi posso iniziare a pulire le patate e le vado a sbucciare con un pelapatate. Le taglio a spicchi, in questo modo cuoceranno prima, però se volete potete anche lasciarle con tutta la buccia. Intanto vado nella mia campagna a prendere le uova dalle mie galline. Infatti questo video l'ho registrato proprio in campagna. Guardate che belle, sono stupende, freschissime e ovviamente vengono da galline, super felici. Le vado a mettere in un cestino e proseguo raccogliendo anche le erbe aromatiche. Prendo qualche fogliolina di salvia e vado a prendere anche qualche rametto di timo, ci sta benissimo anche la maggiorana, ma devo dire un po' tutte quante le erbe aromatiche ci stanno molto bene. Infine vado a prendere anche uno scalogno, questo è stato appena raccolto stamattina, e posso tornare quindi con la mia spesa fatta alla cucina per finire il polpettone. Vado a mettere tutte le verdure lavate in una pentola, aggiungo lo scalogno che anche in questo caso ho pulito bene dalle foglie esterne e aggiungo l'acqua. Possiamo quindi mettere sul fuoco a cuocere, dopo circa 20 minuti le verdure saranno cotte e possiamo iniziare a schiacciare bene le patate. Ovviamente faccio questa operazione proprio con uno schiacciapatate, ma devo dire che a volte lo faccio anche solo con la forchetta. Per i fagiolini invece li vado a tagliare molto finemente con un coltello, anche perché i fagiolini sono abbastanza fibrosi, quindi è importante che dopo nel polpettone non risultino sgradevoli, perciò tritateli bene bene bene. A questo punto possiamo mettere tutto quanto insieme nella ciotola, vado ad aggiungere i fagiolini e posso completare con gli altri ingredienti. Metto le uova, aggiungo anche la salvia che trito finemente con un coltello, vado ad aggiungere anche il timo che è profumatissimo e vado a tirar via le foglie dal rametto molto semplicemente, aggiungo anche un filo d'olio e una presa di sale, 2 cucchiai circa di formaggio grattugiato e posso iniziare a mescolare. Mescolo bene bene fino ad ottenere un composto omogeneo, come in questo caso. Accartoccio un foglio di carta forno e lo vado a mettere all'interno di una teglia e poi sopra posso versare il mio polpettone. Lo livello bene cercando di creare uno strato abbastanza omogeneo e come ultimo passaggio vado a raschiare la superficie con i rebbi di una forchetta, in questo modo cuocerà meglio e sarà anche più carino. Una piccola spolverata di pane grattugiato e possiamo infornare. Ed ecco qui il polpettone pronto dopo circa 25 minuti di cottura a 180 gradi. È buonissimo, servito sia caldo che freddo e soprattutto in questo periodo freddo è davvero gustoso. Io spero tanto che la ricetta vi sia piaciuta, se è così come sempre mettete un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!